Okay. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo secondo incontro della quinta settimana del corso di analisi dei dati per il marketing. Come al solito, prima di iniziare la lezione, chiedo se qualcuno mi vuole condividere lo schermo e o ha determinate domande. C'è qualcuno che vuole intervenire? Vuole prendere la parola? Ok. Allora. Facciamo un po' un recap di quello che abbiamo visto in precedenza. Abbiamo analizzato le relazioni fra due fenomeni quantitativi, relazioni lineari, coefficienti di correlazione lineare. Abbiamo analizzato le relazioni fra fenomeni qualitative, tabelle di contingenza, relazioni fra fenomeni qualitativi nominali e ordinali. E abbiamo visto tutti i diversi indici, a partire dal chi quadrato fino ad arrivare all'indice di Somers. Adesso analizziamo la relazione tra un fenomeno quantitativo, perciò un fenomeno le cui modalità sono espresse tramite numeri, e un fenomeno invece qualitativo nominale, uno tra le cui modalità si può porre solamente la relazione di diverso ed uguale. Questo ci porterà all'analisi dei cosiddetti rapporti di correlazione e alla scomposizione della varianza. Immaginiamo, ad esempio, di avere due categorie del fenomeno X: fenomeno qualitativo nominale, sesso, due sole modalità, maschi e femmine. Ci chiediamo: qual è la variabilità all'interno del gruppo dei maschi? Qual è la variabilità all'interno del gruppo delle femmine? Come si possono combinare tra loro queste diverse variabilità? Come si può avere una variabilità che riflette solamente le differenze tra i singoli valori e le medie di ogni singolo gruppo? E come si può avere un indice invece che riflette le differenze tra le differenze medie tra i gruppi? Perciò questa varianza totale, la variabilità totale del nostro un fenomeno quantitativo, può essere reddito, può essere spesa, qualsiasi cosa, noi la andiamo a dividere e vediamo come questa è collegata alla varianza del stesso fenomeno quantitativo all'interno del gruppo dei maschi, all'interno del gruppo delle femmine. E poi questa variabilità è legata ed è funzione della differenza tra le medie dei singoli gruppi, media del gruppo dei maschi, media del gruppo delle femmine e media generale. La notazione, perciò abbiamo G gruppi, abbiamo N con J, il numero di unità che appartengono al gruppo J, e il nostro campione è formato dal N con 1 più NG, numero di unità che fanno parte dei diversi gruppi, e questa è la dimensione del campione totale. La formula della varianza, qua, scritta con la doppia sommatoria, ma è la stessa cosa, semplicemente ci dice che prendiamo ogni valore, ci andiamo a sottrarre la media al quadrato diviso n, questa è l'espressione della varianza. Poi questo è un modo elegante di dire: faccio prima le unità di un determinato gruppo, che sono n con 1, poi passo al secondo gruppo, J uguale a 2, e faccio lo scarto dalla media dell'unità del secondo gruppo e così via. Questa notazione con la doppia sommatoria, che ripetiamo qua, per andare a dire che questa varianza, questo numero, la varianza totale, perciò una serie di numeri che poi li vado a suddividere in maschi, femmine o diverse forme giuridiche e così via, questa varianza totale, questo numerino, la variabilità totale, può essere scomposta nella somma di due numeri: varianza nei, che riflette la variabilità all'interno di ogni singolo gruppo, perciò sigma al quadrato con J è la varianza all'interno del gruppo J; al contrario, varianza tra è la differenza tra le singole medie dei diversi gruppi e la media globale. Bene, questo numerino, varianza totale, è dato dalla somma di questi due addendi. Di conseguenza, le situazioni estreme sono
il caso in cui la varianza nei è pari a 0, la varianza nei è pari a 0 quando sigma al quadrato con j sono tutti 0, vuol dire che all'interno di ogni gruppo non c'è variabilità. Se il fenomeno è reddito, vuol dire suddividi maschi e femmine, vuol dire che i maschi hanno tutti lo stesso reddito e le femmine hanno tutti lo stesso reddito. Però le loro medie sono diverse. Media dei redditi degli uomini diversa da redditi delle donne, ma la variabilità all'interno del gruppo è zero. Questa è la situazione estrema in cui varianza nei è zero e varianza fra è maggiore di zero. Cioè, varianza fra, ripetiamo, strettamente maggiore di zero vuol dire quando le singole medie differiscono dalla media generale, dalla media globale. Variabilità nei invece fa riferimento alla variabilità all'interno di ogni singolo gruppo. Allora, variabilità nei pari a 0 vuol dire che ogni sigma al quadrato all'interno di ogni gruppo è 0, vuol dire che le differenze all'interno di ogni gruppo sono 0. E se varianza 3 è maggiore di 0, vuol dire al contrario che queste differenze tra le medie dei gruppi e la media generale, queste differenze sono strettamente positive. Allora, la situazione opposta, e prima abbiamo analizzato il caso in cui solamente la varianza fra è maggiore di 0, ma la varianza nei era 0, la situazione opposta si ha quando varianza tra è 0, cioè quando le singole medie sono uguali alla media generale, per esempio i maschi e femmine, il fenomeno reddito, vuol dire che la media del reddito degli uomini è uguale alla media del reddito delle donne, uguale alla media generale. Però, però c'è una variabilità all'interno dei singoli gruppi. Sigma al quadrato con J invece è questo appunto è zero, cioè non c'è variabilità all'interno dei gruppi. Come abbiamo visto per gli indici di eterogeneità, noi dobbiamo capire e vedere. Se il nostro campione, nel nostro campione, com'è la quota di variabilità imputabile alla variabilità nei gruppi e la quota di variabilità imputabile alle differenze tra le medie e la media generale. Noi dobbiamo capire perciò nel nostro singolo esempio quanto i singoli gruppi, le differenze tra le medie e tra i gruppi sono importanti nel determinare la varianza globale del fenomeno. Questa slide ribadisce quello che abbiamo appena detto. Se la variabilità tra i gruppi è uguale a 0, vuol dire che le singole medie non differiscono. Vuol dire che il voto medio dei maschi è uguale al voto medio delle donne. Variabilità nei gruppi pari a 0. Vuol dire che la variabilità è dovuta integralmente alle differenze tra le medie dei gruppi, però all'interno ogni gruppo è perfettamente omogeneo, cioè i valori all'interno di ogni singolo gruppo sono tutti uguali. Questo indice che è dato dal rapporto di correlazione è semplicemente dato dal rapporto tra la varianza fra e la varianza totale. Cioè il complemento a 1 del rapporto tra la varianza nei e la varianza totale. È un indice che varia tra 0 e 1 e 0 se c'è indipendenza in media di y da x e viceversa è uguale a 1 se c'è una massima dipendenza di y da x. Per capire tutti questi concetti e vederli in pratica, analizziamo un file di Excel che è dato un file che deriva da un sondaggio presso una serie di università americane. Andiamo adesso a aprire questo Univ USA. Questo Univ USA, vedete qua, le unità statistiche sono diverse università americane. Università americane poi si dividono in università e college e hanno diversa affiliazione. Questo andiamo a vedere qua nel filtro. La retta vuol dire sono i soldi che paga lo studente per andare a questa università o college. Invece, affiliazione indica che tipo di tipologia di università è.
Se è università appartenente alla Chiesa, ai privati o allo Stato. Come al solito, in ogni indagine poi ci sono una serie di celle vuote. Anche vedete retta, questa qua ha una serie di celle vuote. Allora, questa qua, vedete, retta, se faccio la varianza totale di retta, questa qua varianza della nostra variabile retta. Varianza della variabile retta. La varianza di tutti i nostri valori, questi 251 valori, questo numerino è la varianza complessiva. Vogliamo capire questo numerino varianza complessiva che adesso vado a cancellare, come si collega con la varianza delle università solamente università affiliate alla Chiesa, come si collega con la varianza solamente per le università appartenenti allo Stato. Qual è la media della retta delle pagate dalle studenti che vanno all'università statale rispetto alla media generale? Insomma, come sono le diverse varianze, le diverse medie rispetto al dato complessivo? Perciò cominciamo. Allora, le nostre due variabili di interesse sono retta e affiliazione. Andiamo a fare la nostra tabella pivot. Tra le variabili retta e affiliazione, vedete che retta è un fenomeno che è quantitativo. Affiliazione, al contrario, è un fenomeno qualitativo nominale. Il nostro obiettivo adesso è capire qual è la relazione tra un fenomeno quantitativo, ad esempio retta, soldi pagati, e affiliazione qualitativo nominale. Andiamo a costruire la tabella di contingenza fra retta e affiliazione. Perciò affiliazione sulle righe e qua all'interno i soldi pagati. I soldi pagati, riepilogo valori per media. Ok, queste sono le medie dei soldi pagati chi va all'università gestita dalla Chiesa, gestita dai privati e gestita dallo Stato. I voti, va bene, questo non mi interessa. Poi, qua abbiamo le singole medie. Possiamo avere, ho copiato, e invece delle medie, ho copiato la tabella, ci metto i conteggi. Riepilogo valori per conteggi. Poi invece delle medie, dei conteggi, qua ci vado a mettere anche gli standard deviation. Riepiloga valori per altre opzioni e riepiloga valori per deviazione standard. Deviazione standard della popolazione divide per n con j, numero di unità statistiche nello strato j, deviazione standard divide per n con j meno 1. Adesso non lo so come è stato risolto l'esercizio con deviazione standard diviso n, supponiamo che siano deviazione standard della popolazione. Poi ultimo, invece di mettere le deviazioni standard, vado a prendere le varianze. Riepilogo valori per altre opzioni, varianze. Allora, queste sono le medie parziali e questa è la media complessiva. Perciò questo sarebbe m con 1, m con 2, m con 3. Questo qua sarebbe n con 1, n con 2, n con 3. Questo qua sarebbe sigma al quadrato con 1, sigma al quadrato con 2, sigma al quadrato con 3. Torniamo alla nostra notazione. Vedete che sono i sigma al quadrato con 1, 2, 3, in generale g gruppi. E qua abbiamo le nostre medie del primo strato, secondo strato, terzo strato, y medio con 1, con 2, con 3, in generale g. Queste qua sono le nostre medie parziali. Perciò questa qua è la media di color di soldi pagati, dollari pagati, chi va all'università gestita dalla Chiesa, media dei dollari pagati, chi va all'università gestita dal privato e poi gestita dallo Stato. Mi chiedo la prima cosa, andiamo a vedere il testo.
Qua dice calcolare le medie e le varianze delle tasse pagate per ogni tipologia di università e le numerosità. E l'abbiamo fatto. Siamo andati a calcolare le medie e le varianze per ogni tipologia di università e le singole numerosità, cioè quanti elementi ci sono all'interno dei tre strati. Tre strati vuol dire Stato, privato e Chiesa. Adesso, punto 2 mi dice, utilizzando le medie parziali nei singoli gruppi, calcolare la media globale delle rette pagate. Sfruttare la proprietà associativa delle medie aritmetiche. Qua ci chiediamo, da questi tre numeri che sono nelle celle B4, B6, come facciamo a ottenere il numerino B7? Questa è la domanda. Perciò qua c'è x medio con 1, x medio con 2 e x medio con 3. Questa invece è la media complessiva della retta. L'interpretazione della media complessiva, se tutte le università facessero pagare lo stesso ammontare, questo sarebbe l'ammontare comune pagato rispetto a tutte le università. Perciò il valore che sostituite singole scuole lascia invariata la somma. Questa è l'interpretazione tradizionale della media aritmetica. Allora capite il nostro obiettivo? Da questi tre numeri vogliamo ottenere questo. Dalle medie parziali vogliamo ottenere la media complessiva. Come faccio? Come faccio dalle medie parziali a ottenere la media complessiva? Come faccio da questi tre numeri a ottenere questo 5.400? Microfoni aperti. Questo 5.400 media complessiva, certo è un numero che è compreso tra questi tre, ovvio. Somme dividi per 3, cioè somme dividi per 3, adesso come si fa a dire una cosa del genere? Proviamo. Somma di questi tre numeri diviso 3. 5.790. Assolutamente no. Assolutamente no, ma non è neanche immaginabile che sia la somma è diviso per 3. Perché non può essere la somma divisa per 3? Vedete qua, ho fatto la somma e ho diviso per 3, ma neanche a morire sono 5.400. Questa media è basata su 83 elementi, questa media è basata su 69 elementi, questa media è basata su 93 elementi. Non è possibile pensare che se qua ho un numero di unità diverse io posso fare una media semplice. Deve fare una media ponderata delle medie parziali, ma certamente, certamente, bravissimo signor Tosca, ma certamente. Ma certamente, perciò quello che devo fare è somma di gli elementi di questa zona per gli elementi di questa zona, perciò sarà 6.055 per 83 più 9.661 per 69 più 1.655 circa per 93, ok, diviso. Diviso le medie parziali per le numerosità dei singoli gruppi, diviso 245, ma certamente diviso 200, diviso questo F7, eccolo qua che mi viene come un gioiellino la media globale. Allora, questa è la proprietà associativa della media aritmetica. Mi raccomando, questo fatelo, se no fate di quelle figuracce poi quando andate sul mondo del lavoro. La media globale non è altro che una media ponderata delle singole medie. Va bene? Comunque andate a rivederlo nel libro di statistica, se no chi volete adesso, se no facciamo anche la dimostrazione adesso, ma non penso che sia il caso. Perciò questo è il modo in cui i singoli numerini, le medie parziali, sono legate tra loro alla numerosità globale. Questa perciò era la cosiddetta proprietà associativa della media aritmetica.
Poi calcolare il box plot delle tasse pagate per ogni tipologia di università. Il box plot delle tasse pagate per ogni tipologia di università. Box plot delle tasse pagate, questo è semplicissimo. Allora, prendiamo retta. Ok, la retta. Inserisci il mio grafico. Retta vuol dire le tasse pagate, tutti i grafici, scatole Buffy, e questo è il box plot generale. Box plot generale, vedete qua non c'è alcun valore anomalo, la mediana delle tasse pagate è attorno a 4.500. Adesso formato serie dati, formato, no, non formato serie dati, ma bensì seleziona dati asse X modifica, e in asse X vado a prendere qua la filiazione. Affiliazione. Adesso sono andato a suddividere il box plot nei diversi strati, stato, chiesa, privato, e qua ci sono due unità mancanti. Capito? Andiamo a vedere qua retta e retta, andiamo a vedere i casi, qua ci sono delle celle vuote, due celle vuote. E questo è il box plot, stato, chiesa, privato. Questo è il box plot suddiviso per ogni singolo strato. E questo anche questo è molto semplice. Calcolare il box plot e le tasse pagate per ogni tipologia di università. Okay. Calcolare gli intervalli di confidenza al 99% delle medie dell'universo per i tre strati in esame, assumendo sia l'ipotesi di distribuzione normale standardizzata, sia l'ipotesi di distribuzione T di student. Okay. Andiamo a fare adesso questi intervalli di confidenza. Perciò facciamo adesso un po' di ripasso sugli intervalli di confidenza. Dunque, qua è fatto, ci dice, bisogna calcolare l'intervallo di confidenza per ciascuno strato. In questo caso andiamo a vedere la numerosità, che numerosità ci sono nei diversi strati. Nei diversi strati sono 83, 69, 93. Una numerosità che è minore di 100, ma non è bassissimo. Di conseguenza, ricordiamoci quella che è la formula dell'intervallo di confidenza per piccoli campioni o la formula dell'intervallo di confidenza per grandi campioni. Questa, spero che vi ricordiate da statistica 1, è l'espressione dell'intervallo di confidenza da utilizzare in presenza di un grande campione, cioè quando n è almeno maggiore di 100, sicuramente quando n è maggiore di 100, va bene, si può usare questa espressione. Quando invece al contrario n è compreso tra 30 e 100, non è ben chiaro se utilizzare l'approssimazione normale o l'approssimazione T di student. Dunque, perciò questa è la media campionaria, questi sono i quantili nella normale standardizzata che lasciano rispettivamente a sinistra una probabilità pari ad alfa mezzi e a destra una probabilità alfa mezzi, in modo tale che all'interno ci sia una probabilità 1 meno alfa. Queste cose dell'intervallo di confidenza, io spero che vi siano note. Ditemi qualcosa nella chat. Le avete viste nel corso di statistica. Perciò io mi devo qua andare a prendere la mia media campionaria, andare a prendere il mio scostamento quadratico medio corretto e poi andare qua a dividerlo per la numerosità. Questa espressione io la devo fare per ognuno dei tre strati. Io voglio trovare l'espressione dell'intervallo di confidenza adesso sia per la media dell'universo delle università gestite dalla Chiesa, media dell'universo per le università gestite dallo Stato e invece quelle Chiesa-Stato e poi anche del terzo strato, che erano i privati.
nessuno scrive niente, io assumo che questa espressione sia nota. Allora, proviamo ad andare a calcolare questo intervallo di confidenza. Qua vado a prendere meno z alfa medi, supponiamo, qua me lo dice l'esercizio, che livello di confidenza voglio. Andiamola a vedere nel file di Excel. Me lo dice nel testo dell'esercizio. Intervallo di confidenza al 99% delle medie dell'universo nette estratti. Proviamo a farlo. Sono nel foglio 1. Allora, trovo quantile che lascia alla sua sinistra. Alla sua sinistra lo 0.005, perché qua voglio un intervallo di confidenza al 99%. All'interno c'è 0,99. Qua mi devo prendere nella normale standardizzata il valore che lascia alla sua sinistra, lo 0.005, 5 per 1000 dei valori, 5 per 1000 nei valori a destra, così all'interno io ho un 99% dei valori. Alfa è 0.01. Inv.norm.st di appunto di 0.005. Ok, questo è meno 2.57. Allora mi vado a fare il mio, questo qua sarà, allora metto estremo inferiore intervallo di confidenza. Allora, la media di quelle gestite dalla Chiesa, poi qua sarà meno, cioè, vabbè, è già questo numerino qua, questo. Allora, proviamo un po' a farlo. Uguale B4 più questo, adesso faccio x medio con j, x medio con 1, meno questo z di alfa mezzi, questo meno z di alfa mezzi, perciò è già questo meno 2,57, meno z di alfa mezzi, okay, per scostamento quadratico medio corretto. Deviazione standard non di Pop, qua lo devo andare a modificare. Deviazione standard nel campione S corretto è diviso radice di n, diviso rad q di che cosa? Rad q di che cosa? Perciò che cella devo mettere qua? Qua faccio riferimento allo strato Chiesa. Rad q di quale cella? 83, ma certamente, bravissima signorina Marconi. Eccolo qua. Ok, adesso mi vado qua, deviazione standard nella popolazione, riepiloga valori per altre opzioni, riepiloga valori per deviazione standard. Ecco, queste qua sono le deviazioni standard, quelle divise n-1. Questo qua è l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza. Poi, questo qua sarà invece l'estremo superiore. L'estremo superiore, allora, B4 meno B15 per J4 per radice di F4. Eh sì, certamente. Questo è l'estremo superiore. Questo è l'estremo superiore dell'intervallo di confidenza. Ok, adesso questo è fatto con riferimento alla cella B15, io poi trascino in basso e questo che è B15 mi deve rimanere tale quale. Invece B4, J4 e anche F4 deve cambiare anche questo perché la numerosità dello strato 1, poi la numerosità dello strato 2 e dello strato 3. Perciò vado a mettere qua i dollari, poi vado a mettere anche qua appunto i dollari sempre. Allora B4 abbiamo detto meno B15, 4 meno B15 uguale 15,
prendo questa formula e la trascino in basso e ho qua diciamo così, gli estremi dell'intervallo di confidenza per lo strato chiesa, per i privati e per lo Stato. Questo qua si chiama, come lo chiamiamo, CI-INF, Confidence Interval INF, CI-SUP, estremo superiore. Qua c'è qualcosa che non va, 6055, vediamo un po', appunto, qua c'è qualcosa che non andrà, infatti, qua, allora, qua sovrascritto qua per errore una determinata cella, torniamo indietro, eccolo qua, perciò mi vai a prendere queste tre celle e le vai a portare qua, chiesa, privato e stato, questo qua è l'estremo inferiore, questo è l'estremo superiore. Abbiamo detto che questo era CINF con la I maiuscola, la prima I maiuscola, e questo era CISUP. E questo era CISUP. Ho trovato gli estremi inferiori e superiori dell'intervallo di confidenza per ogni singolo strato. Andiamo a vedere questo. L'estremo inferiore per questo qua è quelli, le università statali, perciò media della retta delle università statali più B15, perciò meno 2,57 per J6, deviazione standard, perciò S core con J nel gruppo J, diviso radice quadrata di N con J, diviso radice quadrata di F6, sì, radice quadrata di 93, e perciò torna tutto come un gioiellino. Allora, questa è l'intervallo di confidenza per grandi campioni. L'intervallo di confidenza invece per piccoli campioni, se vi ricordate, l'intervallo di confidenza per piccoli campioni, i quantili della distribuzione normale standardizzata devono essere sostituiti dai quantili della distribuzione T di Student, con n con j meno 1 gradi di libertà. Perciò questa è l'espressione dell'intervallo di confidenza, appunto, nel caso di piccoli campioni. Allora, si intendono i piccoli campioni, tutti quei campioni che hanno una numerosità sicuramente minore o uguale a 30. Si intendono grandi campioni, tutti quelli che hanno una numerosità maggiore di 100, nell'intervallo 30-100 sono nel limbo, cioè posso utilizzare o una formula oppure l'altra. Anche qua è esattamente tutto come prima, però fa riferimento qua alla variabile casuale T di Student. Allora, andiamo a vedere anche già un po' anche l'output. Perciò nell'output qua c'era calcolo delle medie, calcolo delle varianze, deviazioni standard, vedete qua tutto corretto, rappresentazione grafica tramite box plot. Poi c'era la parte qua di implementazione dei due intervalli di confidenza. Dei due intervalli di confidenza. Perciò l'intervallo di confidenza che l'ha, questo l'ho messo qua nel nostro, l'ho messo sulle righe, intervallo inferiore superiore, e qua nell'output, qua lo vado a mettere qua sulle colonne. Perciò questi sono gli intervalli di confidenza in base alla normale standardizzata. Vediamo se venivano uguali, 5.433, 6.676, sì, eccole qua. Va bene? Poi, a questo punto, io quello che devo fare è devo rappresentare graficamente i diversi intervalli di confidenza. Devo ottenere questo grafico. E qua, quello che io posso fare è prendere questa zona, perciò questo qua vuol dire il miei estremo, cioè prendo questa zona qua, cosa vuol dire? Il numerino, queste qua sono le coordinate x, cosa vuol dire? Mi fai nella coordinata x pari a 2, mi metti questa altezza, 5.433, poi sempre nella coordinata x uguale a 2 mi vai a tracciare la linea
E sempre con x uguale a 2 la fai andare fino a 6676, cioè mi vai a creare questo. Nella coordinata 2, questo 2 è un numerino per dire la coordinata in cui voglio mettere le università gestite dalla Chiesa. Similmente, qua gli vado a dire che la coordinata x è sempre 3 e 3, le coordinate y vanno da questo limite inferiore a questo limite superiore. Cioè, se noi prendiamo questa zona e facciamo inserire grafico a linee, eccolo qua, il gioco è fatto. Queste sono gli intervalli, la rappresentazione degli intervalli di confidenza. Poi, dopo, io lo seleziono e ci aggiungo le etichette dati. Perciò seleziona dati e questo qua vada a prendere le etichette poi sull'asse ok, ho etichette asse orizzontali, queste qua le ho appunto già messe e vado a mettere anche aggiungi etichette dati. Aggiungi etichette dati e questo formato etichette dati, valori da celle, le etichette dati li vai a prendere da questa zona, chiesa, privato e stato. Chiesa, privato e stato. Togli le etichette Y, eccola qua. Questi sono poi gli intervalli di confidenza per quelli appartenenti allo Stato. Guardate, poi è stato scritto veramente molto molto bene, perché quando queste etichette io le prendo, le vado a trascinare, vedete che Excel poi mi mette una riga per dire appunto questa etichetta si riferisce a questo, Chiesa. Vedete che qua c'era scritto 2 2. Se qua invece ci mettevo 4 4 4 4 e lui veniva con coordinate 4 4, le coordinate X. Perciò se ci mettevo 7, 7, e questo lo rappresentava con coordinate 7, 7, perciò 2, 2. Poi notate anche qua lo spazio vuoto. Lo spazio vuoto vuol dire che deve riniziare un'altra linea. Perciò se io qua ci avessi messo 3, queste 3 oppure 5.400, vedete che lui l'avrebbe congiunto questo, avrebbe congiunto to, addirittura con linea smussata, no. Ecco, vedi come avrebbe congiunto questi due dati. Ecco perché fra le coppie ci deve essere lasciato uno spazio, altrimenti poi Excel le linee le congiunge. Perciò rappresentazione grafica vuol dire che qua ci sono quelli che devono essere messi con una determinata coordinata, x, per esempio 2. E poi le coordinate y, estremi inferiori e superiori dell'intervallo di confidenza. Questo è il modo, perciò, per ottenere la rappresentazione tramite intervallo di confidenza utilizzando la normale standardizzata. Dunque, vediamo chat aperta. Perciò quello che ho fatto sono andato a calcolare le mie medie, le mie varianze parziali dei diversi gruppi e sono andato a costruire gli intervalli di confidenza dei tre gruppi utilizzando l'approssimazione della distribuzione normale standardizzata, assumendo che anche tutto quello che è maggiore di 30 sia grande campione. Dunque, poi quello che ho fatto in base alla normale standardizzata è invece di prendere questi quantili meno 2,57, 2,57, io posso prendere i quantili della T di student. Vedete che i quantili della T di student sono più grandi di 2,57, quella della normale. Sono più grandi. Questo vuol dire che l'intervallo di confidenza mi viene più ampio. Io sono più conservativo se prendo la distribuzione T di student, d'accordo? Capito? Perciò io ho le mie medie e posso prendere anche quello che sono, diciamo così, l'ampiezza dell'intervallo di confidenza. Allora, cioè l'ampiezza dell'intervallo di confidenza, allora se faccio, qua c'è l'estremo superiore, perciò se faccio l'estremo superiore meno la media aritmetica, qua
qua mi viene, cioè il midpoint tra questi due, e questa è, diciamo così, l'ampiezza della parte superiore dell'intervallo di confidenza. Io qua vado a fare tutto questo numerino che c'è qua meno x medio, così mi viene quanto è grande, cioè x medio, se volete, lo porta all'interno. Qua ho mi meno x medio, lo porta all'interno, e ho semplicemente questo numero t con alfa mezzi per s core divisore di CDN. È quello che vado a fare qua. Vedete, questo qua è semplicemente il mio quantile della normale standardizzata per sigma core diviso n. Tutto questo per andare a utilizzare una rappresentazione alternativa degli intervalli di confidenza che utilizza il grafico delle cosiddette barre di errore. Perciò io come input questa volta ho semplicemente questa zona, le coordinate x e le coordinate y di questi tre punti, cioè 2, 3, 1 e poi le rispettive medie. Quando vado a fare il grafico di questi tre punti, inserisci il mio grafico, va bene, a dispersione, ed eccolo qua. Questo qua vedete 1, 2, 3 e con queste coordinate y. Adesso a questi tre punti io voglio aggiungere le cosiddette barre di errore, cioè fare questo grafico che vedete qua in background. Vedete, aggiungere queste barre di errore in alto e in basso, che sono rispettivamente uguali all'ampiezza dell'intervallo di confidenza. Devo aggiungere le barre di errore. Perciò vedete, quando io ho inserito il mio grafico, aggiunge elemento grafico. Aggiunge elemento grafico, barre di errore, e allora che barre di errori va a inserire? Quando poi sono andato a inserire le barre di errore, formato barre di errore, formato barre di errore, ecco di quanto si devono estendere queste barre di errore, di quanto si devono estendere queste barre di errore. Allora, vediamo un po', andiamo a prendere queste barre di errore, destro formato barre di errore, valore personalizzato, specifica valore, e vado a prendere questo per i positivi, questo, e per i negativi, questo. Cioè di quanto si estende sopra e sotto. Ok. Cancello le barre di errore orizzontale ed eccolo qua. Questa è la rappresentazione alternativa con le barre di errore. Perciò quello che io ho fatto inizialmente prendere questa zona, poi fatto inserisci grafico, grafica dispersione, e poi col grafico di dispersione aperto faccio aggiungi elementi grafico, barre di errore, e poi barre di errore lì alla fine gli ho detto barre di errore personalizzato, e di quanto si devono estendere? Si devono estendere appunto della quantità, se è nel caso di grandi campioni, z di alfa mezzi per s core divisore di CDN, perciò si devono estendere di questi numerini. Allora, vedete che questi intervalli di confidenza non si sovrappongono. Vedete che effettivamente che la barra di confidenza, l'intervallo di confidenza per la retta delle università statali è molto inferiore dell'intervallo di confidenza della retta per le università gestite dalla Chiesa, e anche questa non si interseca con la barra di confidenza delle università gestite dai privati. Questa è una forte indicazione che c'è una differenza tra le singole medie, e effettivamente che chi va all'università statale paga molto meno di chi va all'università gestita dalla Chiesa, e ancora molto meno delle università gestite dai privati. Vuol dire che le singole medie sono tra loro significative. Vuol dire che la variabilità
la variabilità nelle tasse pagate è spiegata in maniera rilevante dalle differenze tra le medie. La variabilità, in altri termini, è spiegata in maniera rilevante dalla variabile qualitativa nominale che è università di appartenenza. Poi all'interno di ogni singolo strato c'è una singola variabilità, ma qua il gioco lo fa le differenze tra le medie, che sono assolutamente rilevanti. Perciò sigma al quadrato con J è la variabilità all'interno di ogni gruppo, invece X medio con J è la posizione, quanto è distante la prima media dalla seconda media, dalla terza media. Quello che adesso andiamo a fare da ultimo è la cosiddetta scomposizione della varianza. Scomposizione della varianza, ossia andiamo a calcolare la nostra varianza nei, perciò qua dice che la varianza nei, la variabilità riassuntiva nei gruppi. Perciò questo uguale dalla somma di che cosa? Della zona che contiene le varianze dei singoli gruppi, sigma al quadrato con J, la zona che contiene le varianze dei singoli gruppi. Prendiamo pure questa. Questo qua è varianza punto pop. Varianza punto pop. Perciò se qua fosse stato, invece che varianza pop, fosse stato varianza campionaria, i denominatori sarebbero stati n-1, perciò se prendo sigma al quadrato come varianza pop devo moltiplicare per n con j, ma gli n con j in questo caso cosa sono? Gli n con j in questo caso sono le numerosità, la zona che contiene le numerosità, diviso, e questo qua n che è il totale delle unità statistiche, 245. Questa è la varianza dei. La variabilità all'interno dei gruppi. La devianza nei non è altro che il numeratore di questo. La devianza nei è il numeratore, perciò invece di dividere per B8 è questa qua, la devianza nei. Cioè, varianza nei, media ponderata delle varianze riferite ai singoli gruppi. Come c'è la varianza nei, poi c'è la varianza tra. Varianza tra. Perciò, somma, andiamo a vedere la formula. Somma, abbiamo detto di zona che contiene le singole medie, x medio con j. Zona che contiene le singole medie, le medie sono qua. Meno la media complessiva, questa, al quadrato, la formula, per n con j. Numerosità campionaria nei tre strati. Diviso, vediamo la parentesi, questa parentesi qua si chiude qua, sì, diviso n, diviso 245. E questa qua è la cosiddetta varianza tra. La devianza tra, se voglio invece della varianza, voglio la devianza. Questa sarà la forma della varianza e non divido per n. Allora, questa, vedete, l'ordine di grandezza della varianza tra e varianza nei. Vedete, questa è un'ordine di grandezza 400.000. Vedete, questa è quella che fa il gioco, la variabilità tra i gruppi, le differenze tra le singole medie e la media complessiva. Perciò la somma di questi due numerini, la somma di questi due numerini, della varianza nei più la varianza tra, è la varianza totale. Varianza tra più varianza nei è la varianza totale. E questa varianza totale non è altro che la varianza della mia serie originaria escludendo i missing. D'accordo? Questo qua è il numero della varianza complessiva. 1, 4, questo qua 5, 8, 7, 6. La varianza complessiva, questo. 1, 4, 5, 8, la varianza complessiva. La varianza complessiva che l'abbiamo ottenuta scomponendo e mettendo due addendi. La variabilità nei, somma ponderata delle varianze all'interno dei singoli gruppi e la varianza tra.
media ponderata dei quadrati delle differenze tra le singole medie e la media generale. Ponderate con che cosa? Sempre con la numerosità dei diversi strati. Certo, questo come anche nella proprietà associativa della media aritmetica, se uno strato composto da due elementi, un altro composto da 10, un altro composto da 1000 elementi, non possono fare la media aritmetica semplice, una cosa che non sta né in cielo né in terra, Tutte medie ponderate queste sono. Allora, adesso ho fatto tutti questi ragionamenti e qua anche lo vede anche un bambino che questo numerino è molto più grande di questo. Perciò quando vado a fare il rapporto di correlazione, vedete, i 40 diviso di 50, cioè i 40, la varianza tra diviso la varianza totale. Andiamola a vedere nelle slide, il rapporto di correlazione. Rapporto di correlazione, varianza fra diviso varianza di y. Ok, vedete che è 72%. Vuol dire che la quota fra varianza fra e varianza totale è oltre il 70%. Vuol dire che le differenze tra le singole rette sono spiegate per il 72,5% dall'appartenenza ai tre strati, dal fatto che sono università statali, chiesa e privato, e solamente per un 27-28% dalle variabilità all'interno dei singoli gruppi. Cioè all'interno dei singoli gruppi c'è sicuramente una variabilità. Però qua la differenza delle medie sovrasta la variabilità che c'è all'interno dei singoli gruppi. Poi io questo l'ho visto in maniera, vedete qua, diciamo così, non inferenziale. Qual è il test in maniera inferenziale e qual è il relativo p-value? Il test si chiama test ANOVA. Test ANOVA di uguaglianza delle medie. E anche qua, se voi basta che voi andate su internet e scrivete testa nova, Wikipedia, o basta testa nova, sicuramente basterà. E questo è il test nova, vedete, analisi della varianza Wikipedia. E questo è il testa nova, l'analisi della varianza, testa nova. Perciò testa nova va a confrontare questa varianza tra i gruppi, between, e la varianza nei gruppi, sia uno quadrato within. D'accordo? E allora, e questo qua c'è il valore del test, che nella nostra notazione, la variabile test, nella nostra notazione, variabile test è la devianza fra diviso il numero dei gruppi meno 1, diviso la devianza nei diviso n meno numero gruppi. E qua, va bene, qua c'è l'implementazione, vedete K40 che è la cella che contiene la devianza tra K40 diviso E67-1. E67 contiene numero gruppi che sono 3, 3 strati, perciò 3-1 viene qua, viene 2, qua K40 diviso 2, diviso devianza nei, cella J31, la devianza nei, cella J31. Diviso n meno numero gruppi. N meno numero gruppi è contenuto nella cella E68. E68. E questo è il valore del test. Questo test, come il test sul coefficiente di correlazione lineare, si distribuiva come una variabile casuale t di student con n-2 gradi di libertà, come il test chi quadrato si distribuiva come una variabile casuale t quadrato con numero di righe meno 1 per numero di colonne meno 1 della tabella di contingenza, anche questo test ha una sua distribuzione. E cosa vuol dire che ha una determinata distribuzione? Che se io ripeto infinite volte l'esperimento e vado a fare la distribuzione di frequenza dei risultati che io ottengo, vedo che questo test ha una distribuzione come una nuova variabile casuale che si chiama variabile casuale di Fisher F, che ha due parametri, questi due parametri sono pari rispettivamente al numero di gruppi meno 1 e a n meno numero gruppi. Questa variabile casuale è tabulata anche in Excel, la regione di rifiuto ovviamente si trova nella coda di destra, ovviamente io vado a rifiutare l'ipotesi nulla, tanto più la devianza fra è grande rispetto alla devianza nei, perché la mia ipotesi nulla è che le medie sono uguali.
La mia ipotesi nulla è che non c'è differenza tra le singole medie. Qua, con riferimento al nostro esempio, vuol dire che nell'universo la media delle rette pagate di chi va all'università statale è uguale alla media delle rette pagate di chi va all'università gestita dal clero o all'università gestita dai privati. Perciò, tanto più grande è la differenza tra le singole medie parziali e la media complessiva, tanto più l'ipotesi nulla è meno probabile. Capito? Perché in maniera campionaria, se è vera l'ipotesi nulla di uguaglianza tra le medie, io mi attendo che questa differenza sia piccola, che le singole medie campionarie non differiscono tra loro in maniera rilevante dalla media generale. Se invece questa varianza fra è elevata, vuol dire che io devo rifiutare l'ipotesi nulla, perciò tanto più è grande, questo è il valore del test F, tanto più è improbabile che sia vera l'ipotesi nulla. Perciò la regione di rifiuto si trova nella coda destra della distribuzione. E come vai, com'è che vado a calcolare questa probabilità? Distrib.f.ds, coda di destra. Di che cosa? Di G64. Poi con quanti gradi di libertà? Con un numero di gradi di libertà due parametri, il numero di gruppi meno 1 e n meno numero gruppi. E vedo che questo p-value è un p-value che è 0, vedete, 1 elevato alla meno 68, 0.67 zeri e poi un numerino. Cioè assolutamente, conclusione, non c'è alcun dubbio che io posso legittimamente rifiutare l'ipotesi nulla di uguaglianza delle tre medie dell'universo. Cioè effettivamente la differenza tra le tre medie è significativa, assolutamente. Che queste tre medie sono tra loro significativamente diverse. Ok, adesso come al solito, adesso andiamo, vediamo l'implementazione MATLAB, perché in Excel un po' c'è da fare, eh? Mi devo trovare poi tutte queste le medie, devo fare tutte le tabelle pivot, devo farmi tutte queste varianze di ogni singolo strato, deviazioni standard, poi dopo devo andare a combinare, devo andare a calcolare la varianza nei, la varianza fra, fare tutti gli intervalli di confidenza, insomma. Questo è il tipico esercizio che è fatto in Excel, anche se uno è bravo, bravo, ma a una mezz'oretta qua gli ci vuole, per fare tutto. Forse, beh, magari 20 minuti, forse uno è bravo, bravo, in 20 minuti lo fa. Andiamo a vedere con MATLAB. Prima di andare a vedere le cose con MATLAB, andiamo nella chat e vedere se ci sono richieste di chiarimenti. Volete intervenire nella chat? Qualcuno vuole prendere la parola? Perciò quello che ho fatto sono andato a calcolare le medie parziali, le varianze di ogni singolo gruppo. Ok, la ringrazio signorina Benedetta. E poi sono andato a metterle insieme, a creare la varianza nei, la varianza fra e sono andato a fare il mio test che si chiama testa nova. Allora, in MATLAB io ho close all e clear all. Close all e clear all, perciò io vado a caricare il mio dataset, questa Y, retta e filazione, mi vado a togliere i missing value, RM missing, perciò questa Y 250, quando poi vado a togliere i missing values, è questo qua, 245. 245 sono le esclusioni tipo listwise. A questo punto faccio GPR stats. GPR stats, cioè le group statistics, di cosa? Di questa table X. Allora, GRP stats, andiamo a vederlo come l'help di GRP stats. Qua mi dice, mi dai la table, TBL, mi dai la table, e questo qua perciò X, la nostra table. Questa table che contiene? Le variabili su cui vuoi fare la media, la varianza, e questa table deve contenere anche la variabile di raggruppamento. La variabile di raggruppamento qua è che è affiliazione. Perciò come secondo argomento qua ci scrivo affiliazione, capito?
Affiliazione. Affiliazione. Escono uno, allora se non gli dico che statistiche prendere, qua mi fa per ogni affiliazione, mi dice quanti sono e quali sono le loro medie. Le medie, appunto, del gruppo dello Stato e chiesa dei privati. A questo punto, se invece voglio dirgli io, voglio dire della affiliazione, invece mi fai le medie, poi mi fai le standard deviation, STD, poi dopo mi fai le varianze, tutto quello che qua chiaramente varia è solamente la varianza del campione, perché infatti è quello che ho, non sono Dio, io ho sempre il campione, e poi vedete anche questo che si chiama MinCI, Mean Confidence Interval, l'intervallo di confidenza delle medie, Mean Confidence Interval. Perciò, aspettate un attimo, Mean Confidence Interval, Invalid Expression, perché non avevo chiuso con la graffa. Vedete, avevo aperto con la graffa e non ho chiuso con la graffa da pivello. E però lui dice, Did you mean che chiudi con la graffa? Certo. Perciò questi sono i conteggi, queste qua sono le medie, le standard deviation, le varianze e gli intervalli di confidenza che sono basati sulla distribuzione T di student con n-1 gradi di libertà. In pratica con n con j-1, perché n con j è la numerosità dei diversi gruppi è diversa, perciò n con j-1. Perciò 1519-1790, questo è già quello che io qua in Excel vado a tribolare e trovare l'intervallo di confidenza in base alla distribuzione T di student. Questo qua, distribuzione T di student. Dunque, ecco, vediamo qua. L'intervallo di confidenza al 99%, che era 1474-1834. In effetti, qua l'intervallo di confidenza di default, andiamo a vedere qual è l'ELP. Torniamo dentro GRP Stats. Vedete, c'è which stats, dimmi che statistiche vuoi. E poi vedete che c'è qua alfa. Andiamo a vedere alfa, vedete alfa specifies the significance level per l'intervallo di confidenza. Perciò qual è l'alfa? L'alfa scalar value in the range 0-1. Cioè se ci metto 0.01, lui mi fa l'intervallo di confidenza al 99%. Se ci metto alfa pari a 0.05, che è il default, vedete che c'è scritto if you do not specify alfa, then GRP stats returns 95% intervals that is alpha is equal to 0.05. Perciò in questo caso dobbiamo mettere, andiamo a vedere la sintassi, come è fatta questa sintassi, perciò alfa e ci deve mettere 0.01. Perciò qua come ultimo argomento metto alfa 0.01. Questi qua sono gli intervalli di confidenza, 1475 e 1834. Eccoli qua, il nostro intervallo di confidenza. In MATLAB fatto con una riga di codice, qua devo diventare matto a farlo in Excel. Poi vediamo un po' quello che facevo qua in maniera in Excel. Vediamo la varianza nei gruppi. La varianza nei gruppi perciò era. Allora, vedete, escono 1, perciò questo escono 1 è una table. È una table. Le varianze nei singoli gruppi sono contenute nella variabile che è chiamata var underscore retta. Vedete, queste sono le varianze all'interno dei singoli gruppi. Per trovare la varianza nei, io devo prendere i numeri presenti nella colonna var retta, qua, che sarebbe la quinta colonna. Ma quinta colonna, io qua gli vado a prendere, vedete, escono 1, gli vado a dire mi vai a prendere questa colonna qua, la colonna var retta. Sì che io qua potevo dirgli mi vai a prendere
la colonna 5, che è esattamente la stessa cosa, ma questo è un po' da pivelli, e poi dopo mi cambio la colonna di barretta, capito? Perciò, allora, questa iscon1 è una table che ha nella quinta colonna, che se la quinta colonna si chiama barretta, perciò io vado a prendere i sigma con j di questa colonna e li vado a moltiplicare per che cosa? Questi sigma al quadrato con j, questa qua è la varianza non corretta. Allora, questo 4.3426, per che numerino lo devo andare a moltiplicare? Chat aperta. Questa qua, vi ricordate, questo qua è sigma al quadrato corretto, eh? Perciò denominatore qua c'è n con j meno 1, eh? Perciò per cosa lo devo andare a moltiplicare? 4.3226 per 10 alla quinta. 4.3426. Per cosa lo vado a moltiplicare? Cioè, qua ho iscon1. Perciò questo 4.3226, per cosa lo vado a moltiplicare? Per cosa lo vado a moltiplicare questo? Questo perché, per cosa, per che numerino lo vado a moltiplicare? Questo qua sarebbe sigma al quadrato con j, corretto. Guardate com'era la formula. Torniamo nel nostro PowerPoint. Nostro PowerPoint era qua. Il nostro PowerPoint qua. Cioè qua c'è sigma al quadrato con j per n con j, ma questo qua assume che sigma al quadrato con j sia non corretto, perciò diviso n con j e lo moltiplico per n con j. Se sigma al quadrato con j è quello corretto, qua io questo numerino lo dovrò andare a moltiplicarlo per 92, poi devo fare più questo numerino per 82 più quest'altro numerino per 68. Ed eccolo qua. Perciò sum dei valori della varianza iscon1 varretta per la numerosità, vedete, iscon1 group count meno 1 diviso n, e questa qua è la varianza n. Questa qua ha n che non è definito, lo definisco sopra, n, eccolo qua, n chiaramente 245, e adesso Varney, questo qua lo calcolo, Varney. Poi il denominatore di Varney è il numeratore di Varney e la devianza nei gruppi. Insomma, poi tanto io quello che in Excel che qua facevo, mi vai a prendere questi numerini. Questo qua è VarPop, VarPop divideva per n con j, perciò per questi numerini diviso n, lo devo fare in MATLAB. Sum della colonna che contiene le nostre varianze varretta per la colonna che contiene numerosità meno 1, perché questa qua è corretta la varianza, diviso n. E questo era il modo per ottenere la varianza Ney, oppure di manuale. Similmente per trovare la media generale, proprietà associativa. Proprietà associativa, prendo questo iscon1 min retta, questo 1655.2 per la colonna group count, cioè ogni singola media per n con j diviso n, questa qua è la media generale. Media generale fatta utilizzando solamente la funzione min, e questo qua invece con la proprietà associativa, cioè somma ponderata delle singole medie parziali per la rispettiva numerosità. Qua la media generale. Poi qua controllo che la differenza tra le due medie sia 0, che media generale o media generale CHK sia esattamente la stessa cosa. Va bene. Poi, se io voglio fare per esempio la distribuzione di frequenza della variabile classificatoria X.affiliazione, cioè quante sono l'università dello Stato, della Chiesa,
Oppure posso usare anche tablet, vedete? Tablet, e mi dice quant'è il percentuale. Box plot, se faccio il box plot di... se, allora, se faccio il box plot di x punto retta, variabile, e mi viene il box plot generale. Box plot punto x punto retta, andiamo a vedere la sintassi di box plot. Vedete, qua ci dice, box plot può essere chiamato con un solo argomento di input x oppure con due argomenti di y. Vedete questo g? Questo qua ci dice g è la grouping variable, la variabile di raggruppamento. Anche in Excel facevo la stessa cosa. Nell'asse x io gli davo la variabile di raggruppamento quando facevo destro del mouse e anche lì devo fare la stessa cosa. Gli devo dire qual è la variabile di raggruppamento. E la variabile di raggruppamento è la variabile che si chiama affiliazione. Punto x, punto affiliazione, e ci dice qual è l'affiliazione, stato, chiesa, privato. E in questa maniera, invece di farmi un unico box plot, mi fa tre box plot, stato, chiesa e privato. Poi, il testanova in Excel, chiaramente, io me lo devo tutto implementare, perché non c'è. Lo devo pure implementare. Qua la funzione si chiama, vedete, ANOVA 1. ANOVA 1. ANOVA 1, andiamo a vedere, questa è One Way Analysis of Variance, che gli do la Y e la mia variabile classificatoria. Anche qua, che difficoltà può esserci? Chiamare con ANOVA 1, chiamarla con due argomenti, x.retta, la retta, i numeri, le tasse pagate e x punto affiliazione. E qua mi dà già tutto. Allora, se io adesso faccio qua close all e clear all. No, close all e clear all. Allora, mi metto fino a questo punto, così che c'è semplicemente qua carico i miei dati e faccio rm missing. Semplicemente questa istruzione qua. Ho la mia x con le due variabili. X perciò è una table che ha solamente retta e affiliazione. Bene, con questa retta affiliazione io qua ho tutto per chiamare ANOVA. Per chiamare ANOVA e cosa mi trova? Mi trova automaticamente, vedete, automaticamente mi fa tutti i box plot, vedete come li fa da fighetti, addirittura un po' rientrati dove c'è la mediana, questo non serve assolutamente niente, tutte pure cose veramente di pura e i colleghi di marketing, non posso dire di puro marketing, comunque cose diciamo così non vedete sicuramente non rilevanti dal punto di vista sostanziale, però che assolutamente fanno sicuramente fanno scena. Allora, queste qua tutti i box plot e questa qua vedete la devianza fra, la devianza nei, tutte calcolate in maniera automatica. Il valore del test, 319,79, questo valore del test che in Excel, eccolo qua, questo chiesa privato, andiamo un po' a vedere il nostro file di output in Excel. Eccolo qua, 319,79. Poi il p-value del test, 1,16 per... elevata alla meno 68. P-value del test, eccolo qua, 1,16, 1 elevata alla meno 68. 1,16, 1,84. Vedete ormai come sono corrette addirittura proprio tutte queste, addirittura c'è una coincidenza perfetta tra i numeri che mi dà MATLAB e i numeri che mi dà Excel. Questo comunque P-value è 0, questo di conseguenza sicuramente vado a rifiutare l'ipotesi nulla. E vediamo un po', perché qua questa quantità si sarebbe distribuita come una variabile casuale f con 3 e 242 gradi di libertà. Andiamo un po' a vedere come è fatta la distribuzione f che ha 3 e 242 gradi di libertà. Com'è fatta questa distribuzione f? Andiamo un po' a vedere allora dentro MATLAB qua a cercare f. F distribution, distribution. Allora, questa
Vedete, FCDF, la funzione di ripartizione. Poi, come questa qua, vedete, è abbastanza molto complicata questa funzione di ripartizione. Vedete che c'è addirittura questa funzione gamma. La funzione gamma è un'integrale da zero infinito di un e elevato, vabbè, sarebbe x elevato a alfa per elevato alla meno x. Insomma, se uno dovesse farla a mano, questa non gli passa più. Questo qua è il valore della funzione di ripartizione. Poi, come c'è la funzione di ripartizione che è FCDF, come c'è la funzione di densità FPDF, vi ricordate che c'era norm PDF e oppure norm CDF, la funzione di ripartizione della normale o la funzione di densità, anche qua c'è la densità e la ripartizione, e invece FRND genera i numeri da questa distribuzione. FRND genera i numeri dalla distribuzione F. Allora, vediamo un po'. Se io prendo un nuovo file, FRND, genero i dati, RND, genero i dati da questa distribuzione che ha 3, che ha 2 e 242 gradi di libertà. 2, 242. Voglio vedere com'è fatta. N1 è pari a 2, N2 è 242. 242. Ok, allora, qua andiamo un po' a vedere la sintassi di FRND. La sintassi di FRND mi dice: mi generi random numbers, mi generi numeri casuali dalla distribuzione F con N1 e N2 gradi di libertà. E quanti ne generi? Ne generi N. Ne generi tot, chiamiamolo NN, questo per non confonderlo con la numerosità campionaria. NN ne generi 10.000. E qua lo mettiamo dentro questo x piccolo. Adesso io ho generato 10.000 numeri dalla distribuzione F. Ho generato 10.000 numeri. Mette un po' di più, qua deve risolvere appunto n. Ah, perché qua me lo genera 10.000 per 10.000. Eh sì, allora facciamo ok, x me l'ha fatto 10.000 per 10.000. No, mi generi 10.000 righe e una sola colonna. E qua infatti mi chiedevo come mai ci mettesse tanto. X, 10.000 numeri. Adesso mi faccio il mio istogramma, istogramma di X. Invece 10.000 mettiamoci addirittura 100.000 numeri dalla distribuzione F. Vediamo un po' com'è fatta l'istogramma adesso. Facciamo il nostro close all e andiamo a fare il nostro istogramma. Ecco, questa è la distribuzione F con 2,242 gradi di libertà. Veramente, vedete, in questo caso assomiglia molto alla chi quadrato 1 to alla chi quadrato 2. Cioè vuol dire tutti i valori, questi 100.000 numeri, sono compresi tra 0 e 7. E i valori più probabili sono qua dentro, compresi tra 1 e 4. Il valore che noi siamo andati ad ottenere qua in Excel era 319. Qua questa distribuzione è tutta compresa tra 0 e 10. Il valore che siamo andati a ottenere è appunto 319. Questo 319 è probabile che si verifichi un valore pari a 319 quando ha a che fare con questa distribuzione che ha tutti i numeri compresi tra 0 e 8. Ma certo, qua mi dice che la probabilità di ottenere valore superiore a 319 è addirittura un e elevato alla meno 68. Dovrei generare ma 100.000 bilioni di numeri per trovarne forse uno che è pari a 319. Qua il massimo di tutti questi numeri, qua il max di x, sarà un numero pari a 13, toh. Ma proviamo anche a generarne addirittura invece che 100.000, 100 milioni. Fatelo solamente chi ha computer molto potenti, eh? 100 milioni di numeri. 100 milioni di numeri, e adesso faccio il max di x, un attimino che lui un po' ci mette a generare 100 milioni di numeri, eh?
100 milioni di numeri, mi attendo un massimo che sia al massimo top pari a 16, 20, 21. Eccolo qua, questo qua è il massimo, 21. Andiamo a fare anche la distribuzione, l'istogramma di questo nuovo X, l'istogramma di X. Istogramma di X, eccolo qua. Di questi, vedete, quanti ne ho generati? Ne ho generati 100 milioni, eh. E andiamo a fare, vedete, l'asse Y, Ylim che varia tra 0 e 2. Eccoli qua. Vedete qua, poi ogni tanto ci sono dei numeri, vedete come cominciano sempre a diradarsi. E poi qua ce n'è uno, qua, che ha valore, che ha il massimo, che ha questo 21,21, il massimo di questi numeri, vedete, 21,23. Che è nella classe 21,21, 21,22. O meglio, appena sopra, dai. Tutto questo per dire che una cosa è quello che io vedo tramite i boxplot, tutti in termini di statistica descrittiva, poi ho il mio test, il cosiddetto inferenziale. Il test inferenziale si fa con il test di tipo ANOVA. In MATLAB si chiama direttamente con la funzione ANOVA1 e gli dici dimmi qual è la variabile quantitativa e dimmi qual è la variabile qualitativa. ANOVA1 e lui ti dà tutto. Pure questa ANOVA tab è un cell array che mi dice perciò qual è la devianza tra, qual è la devianza nei, quanti sono i gradi di libertà, vedete, di F e qual è il valore della statistica F. E vedete la probabilità maggior di F, lo vedete in fondo a destra, avete scritto probabilità maggior di F, il POP value del test. Assolutamente, mi dà sicuramente tutto. Oppure vedete che ce l'ho tutto qua tramite questa structure che si chiama stats. Perciò stats.n mi contiene numerosità, stats.min mi contiene le medie, qua contiene appunto i gradi di libertà. Poi il mio rapporto di correlazione ANOVA tab, questo è un cell array, perciò gli elementi del cell array vanno presi con la graffa. Perciò la varianza, la devianza fra sarebbe l'elemento che è all'incrocio della riga 2 colonna 2, vedete groups. SS vuol dire sum of squares, vuol dire sum of squares of the difference between means of the single groups and the overall mean. Questa qua è la devianza, perciò ANOVA tab 2,2 mi contiene la devianza fra, ANOVA tab 3,2 mi contiene la devianza nei. Rapporto di correlazione, devianza fra diviso devianza nei. Oppure, guardiamo ancora GRP Stats. GRP Stats come è fatto? GRP Stats vediamo, perciò può essere chiamata con table, group var, dimmi le statistiche, se mi dici anche il livello di confidenza, lo specifichi con alfa, oppure vediamo quest'ultimo modo di chiamarla GRP Stats. Vedete qua, X groups e qua c'è semplicemente alfa. D'accordo, qua c'è X group con tre argomenti di input. X group e alfa, perciò X la tua table, group la variabile classificatoria, come si chiama la variabile classificatoria all'interno della table, e qua alfa, andiamo a vedere questo, GRP stats. Qua mi dice GRP stats fatta in questa maniera, chiamata con X la tua table, groups la variabile classificatoria alfa, cosa fa? Plots the means of the groups of data. Ok? The grouping variable values are on the horizontal plot axis and each group mean has a 1 minus alpha percent confidence interval. Proviamo a chiamarlo così. Questo qua vuol dire che mi fai plot. Vedete, plots. Plotta le medie dei gruppi. Le medie dei gruppi sono sull'asse X. Plot the means of the groups of the data in the vector on a matrix X of the values of the grouping variable. Proviamo a chiamarlo in questa maniera. E qua vedete vi ho incollato dall'help di RGPR di GRP Stats.
Allora, io faccio il close all. Chiamo questa. E questo qua è appunto il grafico, il plot degli intervalli di confidenza. Gli intervalli di confidenza basati sulla variabile casuality di student, vedete l'intervallo di confidenza della media. Questo qua, vedete, le coordinate x sono le date dalla variabile di raggruppamento, quello che vi dicevo prima. Le coordinate y invece sono l'ampiezza dell'intervallo di confidenza. Questo è esattamente quello che in Excel facevo o con le barre di errore. Se andiamo a vedere questo che facevo, vedere rappresentazione tramite box plot, poi rappresentazione tramite le barre di errore, rappresentazione tramite barre di errore. Oppure rappresentazione semplicemente qua degli intervallini di confidenza senza le barre d'errore. Va bene, perciò questi numerini, vedete qua, li andate a vedere, erano alimentati da queste zone. Questi invece delle barre di errore, questo delle barre di errore alimentato, vedete, da questa zona. Qua in MATLAB, e uno può decidere, vabbè, io me lo faccio in Excel e qua un po' ci vuole, eh? Come al solito, poi, ma tutti gli elementi che vedremo successivamente, che sono statistiche sempre più avanzate, dopo con Excel ci impiego sempre più tempo a farle. Con il MATLAB invece è una riga di codice. Io qua mi carico i miei dati, devo dirgli: dimmi qual è la variabile quantitativa e dimmi qual è la variabile che è qualitativa nominale, che è stato l'obiettivo delle nostre ore e mezza. Cioè, come si fa a stabilire la relazione tra una variabile quantitativa, x.retta, li vedete, x.retta contiene dei numeri, e la variabile qualitativa che è x.affiliazione. X.affiliazione invece è solamente questo qua, il cell array, la variabile qualitativa. In questa maniera io posso trovare direttamente la rappresentazione grafica degli intervalli di confidenza. Volevo dire? Perciò per risolvere questo esercizio bisogna semplicemente caricare i dati, fare magari RM missing se ci sono dei valori mancanti e poi dopo andare a chiamare due volte grpstats. Perciò questo qua mi vai a fare già tutti gli intervalli di confidenza, questo è R1. Chiamarlo, vedete, con minc, min confidence interval, e qua sono tutte le statistiche. Poi, se chiamate qua a Nova, avete tutto del test a Nova, la rappresentazione grafica, la Nova table, tutto. Poi, quest'ultima riga mi vai a rappresentare gli intervalli di confidenza. Mi vai a rappresentare questi intervalli di confidenza. Ecco. A questo punto sono le 15:43, facciamo un piccolo sondaggio. Chi è che pensa di utilizzare Excel? Scrive 1. Chi è che pensa di utilizzare MATLAB? Scrive 2. Chi pensa di utilizzare entrambi? Mi scrive 12. Scrivetemi 1, 2 o 12. Va bene. Va bene. Bene. Dunque, bene, allora sono le 15:44. Ditemi se qualcuno vuole condividermi lo schermo, vuole mostrarmi qualcosa che non è riuscito a fare in Excel o in MATLAB. Volete condividermi lo schermo? Ci sono interventi, vi invito a farlo. Bene, mi raccomando, e poi domani la prima cosa che vi chiedo è quella di appunto di condividermi lo schermo, poi per qualsiasi cosa.
Bene ragazzi, non mi rimane altro che salutarvi, ringraziarvi. Come al solito, tutta questa lezione verrà inserita sul canale YouTube. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo allora domani. Per chi vuole, ci vediamo domani alle ore 9:15. Il primo collegamento sarà alle 9:10. Ciao, arrivederci.